Non solo progetti e ricorsi, riunioni e conferenze dei servizi. Il via libera al prolungamento della superstrada Magenta-Malpensa porta i primi espropri che però spesso non sono come ci si aspetta. È il caso di Vincenzo Maggioni, residente a Cassinetta di Lugagnano. Nel suo caso l'esproprio non comprende la casa che rimarrà dov'è, solo che fra qualche anno, guardando fuori dalla finestra, il panorama che vedrà sarà del tutto diverso. Le comunicazioni di esproprio sono state comunicate a dicembre, neanche con una lettera raccomandata ai singoli espropriati, bensì con una procedura per la quale prevedeva la comunicazione al comune e l'esposizione dell'elenco degli espropriati. Abbiamo avuto 30 giorni di tempo per mandare all'ANAS le nostre osservazioni e la risposta è stata come sempre molto evasiva. Il danno per me è molto tangibile perché la tangenziale passa a 30 metri dalla mia abitazione, che è questa qua. Da una parte la superstrada e dall'altra il cavalcavia che sostituirà l'attuale strada che collega Corbetta a Cassinetta. Il paradosso è che se anche l'abitazione fosse stata espropriata e ripagata, Vincenzo avrebbe solo da cercare una nuova casa, mentre ora la scelta e parte della somma sarà sua. Ho fatto tra le varie osservazioni, fatto presente del danno soprattutto legato alla vicinanza alla casa. E loro hanno risposto in maniera molto evasiva che terranno in considerazione le mie osservazioni anche quando sarà il momento poi di rimborsare i danni, che però non conosciamo, nel senso che a tuttora non so quanto sarà il rimborso che avrò da ANAS. Le tempistiche non ce ne sono, non ci hanno ancora comunicato niente e non ci hanno detto che ce ne dobbiamo andare, nel senso che la casa non viene espropriata, quindi espropriano il terreno, che è in parte anche di mia proprietà. Per cui la scelta di rimanere qui ad abitare dipende da me, nel senso che sulla casa non c'è nessun esproprio, quindi il disagio è un disagio che rimarrà, che sarò io a dover scegliere se subire questo disagio, ecco. L'esproprio è ancor più duro da digerire se si pensa che Vincenzo ha scelto con la sua famiglia di vivere in campagna proprio per trovare la calma che manca anche all'interno dei centri abitati. Io abito qui da quando sono nato, ho 55 anni, sono nato qui, sono cresciuto qui e anche la scelta di sposarmi e di venire con mia moglie ad abitare qui è una scelta di vita, è una scelta di vita legata anche all'ambiente, al verde e a tutto quello che porta un ambiente del genere. Il silenzio, la natura, che non ci sarà più, ecco.